27 aprile 2018 presso l'Agriturismo Monticelli, conferenza stampa della ASD Mussomeli. Buonasera, grazie a tutti per l'intervento. Siamo qua questa sera in questa conferenza indetta per questa vicenda chiamata il caso Torquato per quanto riguarda la partita Mussomelli-Castelbuono. Siamo qui a metterci sempre la faccia, una faccia pulita di tutta la dirigenza del Mussomeli Calcio che in tutta la stagione ha onorato il campionato e lo farà l'ha fatto fino alla fine giocando in maniera pulita. Noi amiamo il gioco pulito e l'abbiamo dimostrato appunto domenica. Domenica, grazie al mister Torquato, abbiamo dimostrato che una squadra che lotta sul campo non ha bisogno di calunnie, non ha bisogno di interventi non poco corretti per vincere una partita. Noi sì, alla fine non l'abbiamo vinta la partita, però l'abbiamo giocata dal primo al 90° minuto. E devo dire nuovamente grazie al mister che in quel momento ha preso una decisione molto importante di far segnare il Castelbuono dopo il nostro gol con un loro giocatore a terra per un infortunio capitato da solo, non per il nostro giocatore, non per il nostro intervento. Quindi, per non suscitare degli avversari e qualsiasi tipologia di duro intervento nei confronti dei nostri giocatori, sapendo di dover andare a affrontare un play-out con tutta la rosa a disposizione, perché in una squadra che sta perdendo e anche loro giocavano parte della stagione, sarebbe scattata una molla o una caccia all'uomo e quindi portare a delle espulsioni durante il finale della partita che avrebbero soltanto portato danni alla nostra squadra. E per tutte le illazioni tutte le testate giornalistiche su siti web e qualsiasi cosa si è sentita dire nei confronti del Mussomeli Calcio, posso nuovamente ribadire che sono soltanto futili illazioni prive di ogni fondamento. Quindi, per quanto riguarda il capitolo Castelbuono, voglio subito chiudere questa parentesi e passare al discorso mister. Il mister non è stato mai in discussione, anche se tra noi dirigenti, nel momento in cui abbiamo visto la scelta presa, siamo stati tutti colpiti da un fulmine a ciel sereno, ma poi a sangue freddo abbiamo capito il gesto voluto dal mister e dalla squadra. Quindi non abbiamo nessuna remora nei suoi confronti e stiamo qui appunto per dimostrare tutto il nostro affetto e che tutta la dirigenza si è affidata a un mister competente molto, molto intelligente, posso anche dire. Quindi non voglio più parlare di questo episodio,
passo un momento la parola al mister per dire due parole e poi vedremo se ci sono interventi da parte dei giornalisti o dei dirigenti qui accanto. Buonasera a tutti, intanto ringrazio i presenti, innanzitutto per ringraziare il Presidente e tutta la società per la vicinanza dimostratomi in questa circostanza. Che dire, ha detto bene il Presidente riguardo alla faccenda, ci ritorno 2 minuti proprio per capire il perché del mio gesto e il perché della mia scelta. Molte volte tutti ci riempiamo la bocca con fair play, parlando di fair play, parlando di sportività, di lealtà, ci infervoriamo per un rigore quando si prende in giro l'arbitro, anche nei campi più importanti, Serie A, eccetera. E poi quando c'è da mettere in pratica anche un minimo di questo purismo, lasciamo un po' tutti a desiderare. Capitato questo episodio, purtroppo, dico purtroppo perché è la seconda volta che mi capita e quindi ahimè è toccato di nuovo a me. È capitato perché un giocatore che faceva il presidente da solo, l'ho sentito gridare proprio vicino a 5-6 metri da me, mentre riguardava la palla. La mia scelta è dovuta anche al fatto perché l'arbitro, secondo me, in quel momento guardava la palla e non aveva visto l'episodio. Poi è successo questo lancio per il nostro attaccante che al posto di mettere la palla fuori, nonostante tutti chiedessero di mettere la palla fuori sia i compagni che gli avversari, invece l'ha rimessa al centro dove è arrivato di corsa un nostro calciatore, che tra l'altro è il più piccolino della squadra, uno dei più piccoli, che si è fatto ingolosire e ha messo la palla in rete. Ora, va bene tutto, va bene la vittoria, va bene il calcio, il divertimento, eccetera, eccetera, però penso che uno che abbia il mio ruolo deve dare anche un esempio alle persone che vengono a vedere le partite. Ricordiamoci che negli stadi ci sono bambini di 5, 6 anni, 7 anni, 10 anni che si apprestano al gioco del calcio ed è importante, secondo me, fare capire loro che la vittoria piace a tutti, vincere è bello, però si devono rispettare avversari, valori, i valori dello sport, della realtà ed essere i primi autori di questo bel gioco. Ora, la scelta, io non critico i miei tifosi, non mi permetterò mai perché abbiamo bisogno di loro, perché posso capire che andare a vedere lo stadio, andare a vedere la partita, magari in quel momento, visti i trascorsi che c'erano stati con Castelbuono, tutti interessava vincere. Volevo dire che la società non c'entra niente in questa scelta, perché è stata una scelta di campo fatta da me dopo aver consultato il capitano e quelli che appunto avevano fatto l'azione, erano stati proprio i protagonisti dell'azione. Quindi è una scelta mia, che mi assumo le responsabilità naturalmente, e chiedo scusa ufficialmente ai tifosi non tanto per la scelta fatta in quel momento, quanto perché posso capire il loro dispiacere nel non aver vinto la partita, posso capire quanto loro potevano tenerci a questa gara visto i trascorsi dell'anno scorso. E vi assicuro che ci tenevamo anche noi come squadra, perché noi abbiamo fatto di tutto per vincere quelle gare e chi insinua delle cose vuol dire che è malafede, perché tutte queste persone che vengono a vedere le partite sanno benissimo che un tecnico che ha una partita, tra virgolette, agiata, dove si è messo d'accordo per il pareggio, non rischia mezz'ora di per infortunato, uno dei migliori difensori che abbiamo, non rischio Giovanni Ferraro diffidato un quarto d'ora dalla fine per cercare di vincere la gara. Non prendo l'espulsione di Palumbo, faccio giocare uno che ha una partita, sempre dico così, agiata, fa
entra, fa giocare tutti i ragazzi che non hanno giocato e quindi si fa ben volere dal pubblico, dalla gente e tutto, quindi lasciamo perdere. Se allora, se poi, se si mette in dubbio la mia buona fede, mi arrabbio, per non dire che mi incazzo davvero, perché quella è fuori da ogni discussione. Se si mette, invece si critica una scelta di fair play, allora sono qui anche a chiedere scusa, però chiedo scusa per il risultato, non certo per il mio gesto, perché riparei mille volte, l'ho fatto e riparei, perché alla base di tutto c'è lo sport. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i tifosi che in questi giorni, dalla partita successiva e poi, con messaggi, telefonate, oppure venendo proprio di presenza, mi sono stati vicini. Ringrazio tutti i giornalisti che in questi giorni mi hanno riempito di telefonate da qualsiasi parte della Sicilia. Scusate, ringrazio tutte le persone qualificate che si sono fatte sentire, soprattutto ringrazio il presidente Lopresti che personalmente mi ha chiamato facendomi complimenti. Io dico sono orgoglioso di questo. Però allo stesso tempo voglio che i tifosi ci siano vicini perché non è successo nulla, perché sono convinto che quella partita, non dando colpa a nessuno, ma dico col clima che si è generato, anche è saltato un po' tutto, quindi anche i miei ragazzi si sono visti in una situazione che non pensavano, noi avremmo vinto ugualmente, però non cambia niente alla fine, dico. Visto come eravamo in classifica, il pareggio, la vittoria, cambia soltanto l'avversario che andremo a affrontare domenica. Voglio che, spero di cuore che sia una parentesi chiusa, anche perché per me non c'è nessun problema. Sarò il primo a ringraziare tutti i miei tifosi che verranno domenica a sostenerci. Vi prego, un appello che vi faccio di cuore, se anche qualcuno abbia un minimo di astio della squadra, non hanno assolutamente colpe ragazzi, è stata una mia decisione e quindi magari per domenica ci state vicini, incitando questa squadra, tentando di raggiungere questa salvezza che ricordo fino a 2 mesi fa era impensabile e poi magari mi criticate se è il caso. Ringrazio, non ho nulla da aggiungere, passo la parola a chi vuole dire qualcosa. Buonasera a tutti. Io volevo ricollegarmi a quello che aveva detto il mister, dicendo che noi fino a 2 mesi fa eravamo in una posizione di retrocessione quasi diretta. Quindi noi avevamo dato alla squadra, ai giocatori, al mister, un compito, quello di cercare di centrare i playout in casa. Quindi al di là del polverone che si è alzato dopo la parentesi, dopo quello che è successo domenica, credo per come erano messe le cose, per come era messa la squadra, l'obiettivo è stato raggiunto. Poi che poteva cambiare il risultato era ininfluente ai fini del playout in casa, anche se avessimo perso. Quindi non abbiamo fatto calcoli per chi incontrare o no, tantomeno incontrare il Camarat, che è una società amica, e oltretutto abbiamo noi un rapporto bellissimo con il mister Renato Maggio, quindi se potevamo scegliere, sicuramente non avremmo scelto il Camarat. Però la dimostrazione è che noi le partite le giochiamo senza guardare chi, dove e quando, a noi interessava il piatto in casa e così è stato. Quindi un merito va sicuramente al mister che ha saputo riprendere questa squadra, un merito va ai ragazzi che da dicembre ad ora hanno fatto di tutto per raggiungere l'obiettivo che noi avevamo prefissato. Grazie. Buonasera a tutti. Questa conferenza stampa nasce da un sentimento di profonda amarezza. Amarezza per quello che è successo domenica scorsa, per quello che si è sentito dire e che si è letto sui social, su alcune testate giornalistiche. Chi mi conosce sa che sono peli sulla lingua e dico sempre quello che penso.
In questa conferenza alcune cose voglio chiarirle fin da subito. Andiamo alla partita di domenica scorsa. Noi giocavamo contro il Castelbuono. Tutti voi qui presenti sapete quello che è successo l'anno scorso con la società Castelbuono, sia all'andata a Castelbuono, come siamo stati accolti, sia successivamente quando la nostra società è sottoscritta in particolare è arrivato fino al CONI per poter difendere le ragioni dell'essere di Mussomeli. Il CONI ha detto che noi non eravamo legittimati a presentare il ricorso poteva essere presentato soltanto dal Marsala, e la vicenda si è chiusa lì. Noi siamo retrocessi e il Castelbuono si è salvato. Ora, sfido chiunque a pensare che questa società è il sottoscritto, volesse in un qualche modo favorire la società del Castelbuono. La sorte ha voluto che il Castelbuono, l'ultima partita di questo campionato, venisse a Mussomeli. E questa data era segnata nel nostro calendario con un bel pennarello rosso. Noi avevamo chiesto alla squadra di battere il Castelbuono senza fare alcun calcolo. Dico di più, l'ha detto il mister in settimana, l'ha detto anche alcuni ragazzi. Noi avevamo messo anche un premio partita per battere il Castelbuono, nonostante la vittoria, il pareggio, la sconfitta fossero influenti ai fini della classifica e delle posizioni del grid play-out. Avevamo messo un premio proprio perché era mio desiderio quello di incontrare il Castelbuono domenica prossima e magari riprendermi quella rivincita sul campo, rivincita che purtroppo, per come si sono messi gli eventi, non è stato possibile prendere. Domenica è stata una partita vera, l'ha detto il mister, ha rischiato giocatori mezzi infortunati, ha rischiato Ferrara che era un ragazzo diffidato, dirigenti sono andati, il primo sottoscritto sono andati su tutte le furie, qualcuno ha preso pure qualche squalifica. Ditemi voi se questa può essere considerata una partita appattata. Io credo che domenica, forse Mussomeli, invece sia stata una delle poche partite giocate in maniera seria, realmente. E cosa è successo? Il mister l'ha spiegato bene. Beh, io dico questo, permettetemi, siamo in una società formata da 15 persone ed è normale che ognuno ha la sua opinione e all'interno di una società qualcun altro ha un'opinione divergente rispetto a qualcun altro. Io comprendo la scelta fatta dal mister Torquato, abbiamo avuto un confronto in settimana come tra persone mature e di buon senso. Ho avuto un confronto in cui chiaramente io ho detto al mister che comprendo le ragioni che hanno portato alla sua scelta, ma non mi chiedetemi di condividere la sua scelta. Il sottoscritto non l'ha condivisa durante la partita, non l'ha condivisa sugli spalti e ancora oggi non la condivide. Perché? Perché credo che in quella circostanza non credo che fosse necessario fare una scelta di quel tipo. Ripeto, il gesto preso in sé è un gesto nobile e il mister Torquato ha dato prova anche in altre circostanze. Lui richiamava una partita col pallone banderale da quando allenava con le lunghe. Il gesto in sé è di altissima nobiltà, però ripeto, credo che vada contestualizzato. Non credo che il ragazzo credo che sia stato più furbo che altro e noi credo che siamo stati un po' più ingenui che dotati di fair play. Ma detto questo, che è la mia opinione personale, come succede nelle buone famiglie, come succede nella società che si rispettino, ci si confronta e si prendono delle decisioni.
Noi siamo contenti di avere il mister Torquato con noi, ha fatto un ottimo lavoro e quindi crediamo nella salvezza e crediamo che a portare il Mussumeli alla salvezza debba essere il mister Torquato. Deve essere il mister Torquato. Dicevo prima che questa conferenza nasce da una profonda amarezza. Profonda amarezza perché dopo 5-6 anni che questa società dà l'anima per questa squadra, sentissi dire da qualche tifoso sugli spalti domenica, vergogna, siete indegni, vi siete venduti la partita, credetemi, fa male, fa molto male. E devo dire che lascia anche degli strascichi, diciamo. Io rispondo dicendo a questi tifosi o pseudotifosi che gli stessi tifosi che mi chiedevano e chiedevano al presidente D'Amico sugli spalti di esonerare immediatamente all'istante Michele Torquato, beh, questi stessi tifosi il lunedì mattina davano attestati di stima al mister Torquato. Come vedete, la coerenza non è di questo mondo. E chiaramente tutto ciò lascia molto a pensare. Altre due parole voglio spendere per gli amici di Campofranco, perché qualcuno a Campofranco ha detto che, non so per quale motivo tra l'altro, e noi avremmo dato questo pareggio a Castelbuono per danneggiare Campofranco. Ma io dico, la matematica non è un'opinione. Noi vincevamo 2-1 e la partita di Caccamo era già finita 1-0. Quindi non capisco come noi potevamo incidere con il nostro risultato sull'eventuale salvezza del Campofranco. Altre due parole voglio spendere per il Camerat. Come voi sapete, mi lega una sincera amicizia con il mister Maggio e con alcuni ragazzi che quest'anno giocano a Camerata. Tutto avrei voluto tranne che affrontare il Camerat in questo spareggio per la salvezza. Questo perché speravo che sia noi che il Camerat potesse giocarsi la salvezza contro altre squadre, noi contro il Castelbuono, il Camerat contro il Monreale. Purtroppo così non è andata e quindi domenica una delle due dovrà retrocedere in promozione. Io voglio lanciare un messaggio agli amici di Camerata. Nel pomeriggio ci siamo anche sentiti con il presidente Angelo Longo e voglio tranquillizzare tutti i tifosi e la società del Camerata, del Camerat, che domenica per noi sarà sì una partita importante, si deciderà la salvezza, ma sarà pur sempre una partita di calcio. Noi accoglieremo il Camerat come abbiamo fatto in questi anni, sempre in maniera ospitale, e nessuno si dovrà sentire, come dire, poco sicuro negli spogliatoi, sugli spalti. Chiaramente, visto anche quello che è successo domenica scorsa, le forze dell'ordine, i carabinieri, ci hanno chiesto per precauzione di predisporre le tribune anche per gli ospiti, così da evitare qualunque tipo di contatto, ma ripeto, per noi sarà soltanto una giornata di sport. Poi alla fine chiaramente ci sarà una squadra che si salverà, una squadra che retrocederà, ma i rapporti umani, i rapporti personali, i rapporti di amicizia rimarranno comunque tali. Chiudo facendo proprio un piccolo passaggio sugli strascichi di cui parlavo poco fa. Io credo, il presidente ha dato anche in un'intervista, ha pure anticipato qualcosa. Per noi questa sarà l'ultima partita come società, come dirigenza. Sia che vada bene, sia che vada male, questo nostro ciclo è finito. Questa società credo che abbia dato tanto in questi anni e quindi è giusto che passi la mano a un'altra società a cui auguro di poter fare di più e meglio di quanto non abbiamo fatto noi. Grazie.
delle domande? Assolutamente. Allora, io voglio dire, l'anno scorso si è iniziato con Mario, un tecnico navigato nel suo commento in dubbio, e poi alla fine quando si è in qualche acqua si è chiamato Salvatore Sorce, che ha fatto piuttosto bene. Quest'anno aprile, per carità, un altro tecnico altrettanto bravo, però poi quando c'è stato il momento buio si è chiamato Michele Torquato, che ha fatto la tabellina in marcia. Probabilmente non saremmo qui a discutere di salvezza o salvezza, probabilmente dico, perché poi ne possiamo parlare di sé, però diciamo che i risultati hanno dato ragione, come hanno dato ragione anche a Lucio Sapia, che può piacere o no, però ha portato questa squadra in eccellenza. Forse come società avete fatto tantissimo e nessuno ve lo può negare, però avete creduto poco forse nelle risorse interne. Posso parlare anche a lei, dottore Mionini? Vedi Alberto, come tu ben sai, solo chi fa rischia di sbagliare, chi non fa sicuramente non sbaglia. Questa società l'anno scorso, due anni fa, aveva affidato la squadra a un mister riconosciuto da tutti come un mister esperto e vigente, un mister che sapeva lavorare con i giovani. Come tu hai detto, purtroppo per noi e purtroppo anche per lui, non ha fatto bene Mussomeli, questo dico, è inutile negarlo, per tutta una serie di motivi e di vicende che non sto qui a raccontare. Tu hai detto che il mister Sorci ha fatto piuttosto bene, no, io ti dico che il mister Sorci ha fatto molto bene. Il mister Sorci quell'anno scorso, se non ci fosse stato tutto quello che è successo con la partita Castelbuono-Marsale, eccetera, eccetera, noi a quest'ora, dico, non avremmo avuto necessità del ripescaccio perché saremmo stati salvi. Quindi il mister Sorci ha fatto bene. Tant'è che inizialmente noi avevamo anche affidato quest'anno la bambina al mister Sorci. Poi il mister Sorci, per impegni personali, una persona seria, ha detto che non poteva continuare per un rispetto nei confronti dei giocatori e della società. E noi in quelle circostanze abbiamo dovuto decidere su chi puntare. E ti devo dire pure che sempre in quelle circostanze, quando la società a maggioranza ha scelto Marco Aprile, già in quelle circostanze si era fatto il nome di Michele Torquato. Però tu mi insegni che in società vince la maggioranza e si è puntato su Marco Aprile perché rispetto a Michele Torquato aveva maggiore esperienza. In quelle circostanze era stata questa la motivazione. Destino ha voluto che questa squadra alla fine andasse a finire Michele Torquato, che ripeto sta facendo bene, e domenica, se riusciamo a salvarci, dico, sarà stato sicuramente anche merito suo. Detto questo, io voglio aggiungere un'altra cosa, che non è che Mussomeli in questi anni passati, prima che fosse che arrivavamo noi, era abituato a fare Serie B o Serie C. Noi abbiamo portato questa squadra in eccellenza e con tanti sacrifici l'abbiamo mantenuta in eccellenza. Ma ricordiamoci qual è la dimensione di questo paese. Cioè, in eccellenza ci sono squadre come il Marsala, come il Licata, come il Mazzara, squadre che hanno fatto anche la Serie B, piazze importanti. Mussomeli, con tantissimi sacrifici da parte nostra, degli sponsor che ci hanno seguito, di alcuni tifosi, dico, siamo riusciti in questi anni a mantenere un lusso che si chiama eccellenza. Ma la dimensione di Mussomeli è questa, non è andare a confrontarsi con piazze come Mazzara, Marsala, Licata, entrare e vincere il campionato di eccellenza. La nostra dimensione credo che non sia l'eccellenza. In questo momento c'è l'eccellenza, purtroppo io dico, forse alcuni tifosi mussomolesi non capiscono che è una cosa che durerà a lungo. Io mi auguro che si possa arrivare anche in Serie C, non è questo il punto. Il punto è che però bisogna capire qual è la dimensione di questo paese. Ecco, mi rilascio sempre a questa domanda. Visto che mi passi a capire che voi in blocco questa dirigenza si allontanerà, avete trovato una cordata, anche perché non sarà facile trovare una cordata di appassionati, di dirigenti che si dovranno fare carico degli oneri anche economici di portare una squadra. Dico, c'è qualche trattativo? No, guarda, Alberto, è un discorso molto prematuro. Noi abbiamo anticipato semplicemente che domenica comunque vada, per noi sarà l'ultima partita come dirigenza.
poi vedremo quello che succederà. Sicuramente i tanti fatti che sono successi, le amarezze, insomma anche tutto ciò ci ha portato anche a decidere di fare un passo indietro. Il resto si vedrà. Ma almeno se dovesse esserci una chiamata dei tifosi, una richiesta forte, perché mi pare che c'è stata anche parecchia delusione, anche maturata dal fatto che magari qualche reazione più o meno isolata dei tifosi non è corrisposta forse agli sforzi profusi. Guarda, noi non vogliamo mettere, come dire, le mani avanti. Ad oggi la decisione è questa, poi dico, se da qui a qualche giorno, a qualche settimana, a qualche mese le cose possono cambiare, chi lo sa, ma ti confermo che ad oggi la scelta è questa. Ma è una decisione che è stata maturata subito dopo quello che è accaduto domenica, oppure già da tempo voi riflettete? Non lo so, qualcuno della società, il presidente. Per quanto riguarda la decisione che in questi giorni è scaturita nell'ambito della dirigenza, è un'idea che ci è partita subito in mente dopo la partita di Castelbuono. Dovete considerare che prendere insulti, prendere delle brutte parole, essere strattonato durante la partita da alcuni tifosi ti fanno ben pensare. Cioè, avete subito anche delle aggressioni fisiche, questo stai dicendo? Personalmente sì, quindi questo ti fa puntare e decidere di lasciare, perché quando noi la domenica abbandoniamo le famiglie, lasciamo i figli e gli affetti più cari, i genitori, quindi tu dai priorità alla squadra, dai priorità ai giocatori, e durante la settimana devi far quadrare i conti, devi mettere tutto in ordine. Non abbiamo uno stadio che ci consenta di essere tranquilli durante la settimana, perché dobbiamo pensare sempre se il campo è diventato troppo duro, quindi lo devi bagnare, se il campo è bagnato lo devi asciugare, lo devi tracciare. Abbiamo i problemi con gli spogliatoi, le caldaie, ci sono tanti problemi, quindi non è il singolo problema. Mi hai sentito un po' solo? Siamo sempre stati soli in questi anni, tranne piccoli interventi e una grande persona come Michele Mingoia, con la banca ci ha sempre sostenuti, dopodiché il comune sappiamo benissimo le condizioni in cui versa, e quindi non ci può dare un aiuto se non di qualche piccola cosa, ma siamo soli, sì, effettivamente quello è il problema. Io volevo aggiungere all'amarezza che diceva il Presidente, l'amico Esauni, volevo aggiungere che io domenica ho sofferto per le parole che sono state dette, soprattutto per un con tifoso, e sono rimaste impresse le parole che ha detto questo tifoso vicino a noi, eravamo nella biglietteria locale, e dice che ci ha detto: io faccio tanti sacrifici la domenica per venire qua, pagare magari 7 euro di biglietto, quindi è un sacrificio. Io volevo rispondere a questo tifoso che noi è da 6 anni che facciamo sacrifici, oltre al discorso economico, io trascuro i miei figli, trascuro mia moglie, trascuro mia mamma, e quindi vorrei dire a questo tifoso che lui non ha fatto neanche l'1% dei sacrifici che facciamo queste 15 persone che sono qua. E ricordo a tutti i tifosi che, come diceva Zoponi, l'eccellenza è un lusso per Mussolini, perché l'abbiamo portata noi con tanti sacrifici, l'abbiamo mantenuta per 4 anni facendo enormi sacrifici. Non si possono capire chi non li vive i sacrifici che si fanno quotidianamente. Posso farti un piccolo appunto?
appunto, allora, dalla promozione famosa, quella famosissima, penso il momento più bello della storia del calcio mussolese, ad oggi ci sono stati anni in cui comunque ci si è vista una disaffezione del pubblico mussolese. Se prima 300, 200, 100, 30 persone, quella casa. E la domanda che dico, l'anno scorso c'era la possibilità di restare in promozione, perché si è tentato in tutti i modi di tornare in eccellenza dopo anni in cui si vedeva il calo di feeling che c'era? Semplice, l'ha detto Zuni, perché è stata una retrocessione ingiusta. È stata una retrocessione ingiusta, non ci meritavamo di retrocedere l'anno scorso. Quindi abbiamo fatto la domanda di Pascaggio per questo motivo, perché sul campo mister Soce si è salvato, sul campo. Volevo aggiungere in risposta alla domanda di Giuseppe. Tu pensi che se noi quest'anno, anziché fare il campionato di eccellenza, avessimo fatto un campionato di funzione, le persone al campo sarebbero aumentate? Io ricordo che quando questa squadra era in seconda categoria, in prima categoria, c'era parecchia gente di Mussumeli che andava fuori a Camarata, a Campofano, andava a vedere le partite di eccellenza, perché quella era l'eccellenza. Adesso l'eccellenza di Mussumeli e queste persone non si vedono a campo. Però probabilmente, dico, anche questo è un motivo in più, se dico il problema siamo noi, dico Mussumeli, la società di Mussumeli non ci ha lasciato nostro padre, non ci ha lasciato nostro nonno, noi siamo entrati e così come siamo entrati ne usciamo in punto di piedi. Allora, ne ho una per Michele, una per Salvatore, una per Enzo. Michele, in settimana ti sei riuscito a guardare allo specchio? Solo qualcuno ha detto che non potevi guardarti, non potevi guardare tua figlia. E se è ancora caldo, pensi che questo calcio non faccia per Michele Torquato? Sì, io ho la fortuna di aver avuto dei genitori che secondo me mi hanno insegnato tanto e quindi mi guardo tranquillamente allo specchio e sono orgoglioso sempre di quello che faccio, perché quando uno agisce in buona fede, senza secondi fini e mettendo in primo posto la lealtà, la correttezza e lo sport, il calcio, quello che piace a me, può andare in giro a testa alta. Per quanto riguarda la seconda domanda, è difficile, perché da un lato c'è la passione per questo sport che è tanta, la voglia di crescere, tu mi conosci bene, sai che io non sto fermo un giorno sotto questo aspetto, nel senso che mi piace migliorare, studio, perché la vita che si sente arrivato non va da nessuna parte e quindi c'è sempre tempo e spazio per imparare. Io adoro questo sport e quindi mi piace essere preparato, tra virgolette. Poi i risultati dipendono da tante cose. Per quanto riguarda l'altro aspetto, non ti nascondo che domenica la delusione era tanta, perché vedere i miei tifosi scagliarsi contro di me, contro la mia squadra, mi ha fatto male, è innegabile, è un dato evidente. Mi ha fatto male perché c'è stato un momento addirittura che io non capivo, ho detto ma cioè, sto sognando oppure è la realtà? Perché penso che uno, un tifoso, ha il diritto di esprimere la propria opinione, di dire l'allenatore è scarso, i giocatori sono scarsi, paga il biglietto, questo senza ombra di dubbio. Però avere un po' di obiettività e dire che io da due mesi che sono a questa parte, la mia squadra ha ottenuto, dico 18 perché secondo me non sono 16, sono 18, che messi in un contesto di un campionato, rapportandolo a tutte le giornate, sono 54 punti, saremmo davanti al Canicattì. Dico, va, stiamo scherzando oppure parliamo di cose serie? A me non piace dare i numeri, non piace vantarmi, anche perché io penso che il merito sia di questa società, perché la squadra era forte, il merito dei ragazzi che subito mi hanno accolto, quindi io ho pochissimi meriti. Però se parliamo di fatti, dobbiamo parlare di fatti. Se dobbiamo criticare tanto per criticare, allora non va bene. Quindi speriamo, a caldo la relazione è stata quella, però l'amore per questo sport penso che mi porterà a continuare, speriamo. Salvatore, dici bene quando parli di illazioni futili fatte da qualcuno. Dico è vero perché qualcuno ha tagliato artificiosamente
il pezzo della partita, facendo vedere solamente dal dopo il calcio d'inizio al saluto che va a fare il gol. Poi basta guardare i tabellini delle ultime domeniche, assenze, chi ha giostrato e tutto, e sicuramente questo non siete stati voi. Forse avete avuto il torto di non denunciarlo, cioè di non dirlo nel senso di denuncia. E allora, quando ci siamo sentiti lunedì mattina dopo la partita, già eravamo a mente fredda, e quindi ti confermo che molti, come si dice, hanno voluto giocare sulla nostra pelle, perché noi dovevamo vincere per il nostro onore, questo è vero. Però molte squadre hanno tirato i remi in barca, non hanno fatto nulla per affermare o per fare in modo che questo campionato finiva giocando. Invece molte squadre hanno soltanto pensato al post gara, non portare infortuni, non portare squalifiche a casa. Quello che succede se vinco, se aiuto un'altra squadra, non è successo. Quindi noi abbiamo fatto il nostro durante la partita, ma durante questa ultima giornata non tutto l'hanno fatto, e si vede chiaramente da quello, dai tabellini del giornale si vede benissimo, e anche dall'atteggiamento che c'è stato in campo. Tu sei quello che forse più di tutto l'anno scorso ha sofferto la situazione Castelbuono anche a livello personale, i viaggi, il fatto che credo ti sei dimesso anche oltre per l'amicizia, e quindi che tutti devono girare per non far pagare colpa a questa società che non aveva quest'anno. E nel caso in cui, come l'anno scorso, nessuno si dovesse fare avanti, ancora una volta dico, non credo che voi vogliate alla fine, dico, la fine del calcio museo, perché l'avete portato qua, stringereste le spalle e andrete avanti? Quando ti rispondo come ho risposto poco fa ad Alberto, ad oggi la decisione è questa, da qui a una settimana, un mese, due mesi, possono succedere tante cose. Se mi chiedi la mia personale opinione, ti dico, io ho chiuso. Questo per me è stato l'ultimo anno, domenica per me sarà l'ultima partita. Spero che il Mussomelli riesca a salvarsi e spero che chi verrà potrà gioire come noi abbiamo gioito questi anni giocando in eccellenza. La domanda è questa, una si rischia, perché dopo il campo di Franco e me nessuno se lo auguro, infatti devi dire, scongiuri, si rischia che il pallone sparisca in eccellenza. Parlavate prima di mancanza di entusiasmo, in effetti rispetto allo stesso campo Franco, che è più piccolo, dico, l'entusiasmo, la passione dei tifosi è superiore. Io per esempio che abito a Padova, vi posso dire che il Parma va, deve competere con una squadra che ora in Serie B mani, quando è in Serie A e riesce spessissimo a riunire gli spazi. Perché a Mussomelli c'è questo la tifoseria è un po', diciamo, meno interessata al calcio locale. Prego, chi vuole rispondere? Allora, ti rispondo in prima battuta e poi passo il microfono al direttore sportivo. Per quanto riguarda il pubblico, i tifosi, gli spazi con Mussomelli sono stati pieni durante le ultime partite di promozione e per il primo campionato di eccellenza, dopodiché si è andato scemando. Purtroppo vedere la squadra lottare per vincere, e allora tutti vogliono salire sul carro dei vincitori, ma quando tu devi affrontare una stagione soffrendo, tirandoti fuori dalla zona play-out o dalla salvezza o dalla progressione, fanno così che i tifosi non portano il loro apporto allo stadio, ma vanno a fare ben altro, e quindi noi perdiamo il pubblico e nello stesso tempo Mussomelli perde, diciamo, pezzi per continuare a vedere il campionato di eccellenza. C'è questa disaffezione, perché perde la donna, c'è, e eventualmente perché? Ma la disaffezione c'è, si vede, perché il pubblico
va in questi anni sempre più, diminuisce sempre di più. Però non dobbiamo dimenticare che soltanto il primo anno di eccellenza e la vittoria in promozione abbiamo avuto un pubblico numeroso. E dopodiché non lo so, il pubblico non so cosa si aspetta. Cioè noi, come ho detto precedentemente Enzo, non è che abbiamo fatto mai Serie B o Serie C. Cioè per noi è un lusso avere una squadra di eccellenza. Quindi non so il pubblico cosa vuole. Oltretutto siamo stati lasciati completamente totalmente soli. E quindi sostenere un campionato di eccellenza per 13-14 persone è molto, ma molto, ma molto faticoso. Noi abbiamo cercato di aprire le porte diversi anni, due anni fa, l'anno scorso, quest'anno, cercando di metterci in blocco se potrebbe essere anche noi il problema, è possibile. Abbiamo detto di darci una mano da tutti i punti di vista, non solo da tutti i punti di vista, ma non solo economico, ma anche da un punto di vista logistico, e non ci è stato dato. E il pubblico viene sempre in misura minore, quindi dico, non ci sono più le condizioni per affrontare un campionato di eccellenza. Quindi la disattenzione credo principalmente sia dovuta ai risultati, però un pubblico maturo, calcisticamente parlando, deve capire anche che Mussomeli, come diceva Enzo, la dimensione di Mussomeli, già l'eccellenza è tanta, quindi dobbiamo anche confrontarci con quello che c'è in giro. Mussomeli per ora è tanto già fare i play-out in eccellenza, perché ripeto, il Favara, che è una piazza anche importante, si è salvata l'ultima giornata, il Campofranco, pur essendo un paesino piccolo ma con una cultura calcistica credo superiore alla nostra, ha fatto 7 anni di eccellenza e ora è retrocesso in promozione, quindi non ci sono più le condizioni per affrontare da soli un campionato di eccellenza. Per cui dico, i risultati secondo me è la cosa principale. Scusami una cosa, ma secondo te adesso, dopo che tu dici queste cose, secondo te i risultati possono essere, cioè c'è stata una dipendenza tra risultato e assenza del pubblico? E poi nello specifico, il fatto di domenica, se il pubblico non avesse fatto quella piazzata, insomma, incredibile, avremmo preso il secondo gol. Allora, per quanto riguarda la tua domanda, i risultati, il pubblico, sicuramente sì, perché quando una squadra vince ed è lotta per il vertice o per le posizioni alte, è normale che il pubblico è più stimolato. E quindi ci dico, ma i risultati sarebbero arrivati se ci fosse stato più pubblico in tribuna? Cioè, dico, ma non lo so. I giocatori giocare con 20-30 persone. La squadra sarebbe stata più stimolata. La squadra sarebbe stata più stimolata. Perché la squadra, molto spesso, perché noi parliamo insieme, qualche volta ci riuniamo, effettivamente lo vede, che a volte magari in base con quale squadra di giochi senti solo con gli avversari. Cioè non senti il pubblico di Mussolini, che non è mai stato caloroso per natura. Però dico anche, non si sente il pubblico, quindi anche i ragazzi, lasciamo perdere quelli di quest'anno, anche degli altri anni, dico, anche la lontananza o il poco pubblico sicuramente incide anche sui risultati. Per quanto riguarda la seconda domanda, sono convinto che noi avremmo vinto se non ci fosse stata questa reazione del pubblico, che non voglio giudicare se è giusto o sbagliata, però questa reazione del pubblico, non ci scordiamo che è venuto a gridare anche a noi, come è stato detto poco fa, come è stato detto anche per i giocatori, siete indegni, siete venduti, vi dovete vergognare. Cioè noi se anche facciamo sacrifici enormi, io non sto a dire i numeri perché sennò qua ci buttano fuori sia le famiglie, sia, dico, però è molto, ma molto, siamo molto amareggiati per come siamo stati trattati, per un qualche cosa che non è stato dovuto. Non è dipeso da noi, perché la partita, noi, da questo basta guardare, nel Castelbuono non aveva fatto neanche un giro in porta. Quindi secondo me, questa è la mia opinione, ma se ci fosse stato un grosso applauso al pubblico e se avesse incitato la squadra, noi la partita l'avremmo vinta, e questo ne sono sicuro. Perché poi i ragazzi che scendono in campo, vedendo quell'atteggiamento, già un pochettino, come si dice, le gambe si sono un po'... erano tremanti, anche se c'erano persone esperte, persone navigate che hanno fatto categorie superiori, però vedendo quella veemenza del pubblico inveire contro di loro con parole, con sputi, non ricordiamo che il
mister è stato anche aggredito sotto la panchina con degli insulti e sputi, dico, non è bello vedersi, non è bello vedersi. Dico, io posso anche capire che il pubblico poteva avere ragione, visto i precedenti, però dico, la reazione, se sarebbe stata leggera, un po' più civile, è stata forse troppo spropositata, magari non ci eravamo abituati, però se fosse stata un po' più civile, la partita l'avremmo vinta e non ci sarebbe stato tutto questo chiasso. Io volevo aggiungere all'intervento che avevo detto agli altri, alla domanda di Alberto, se dovesse domenica andare male, probabilmente il pallone si troverebbe privo di una squadra d'eccellenza. Beh, io non credo che sia un caso se il pallone si dovesse trovare privo di una squadra d'eccellenza, perché il pallone vive delle difficoltà oggettive che altre piazze non vivono. Tu poco fa parlavi di Parmamal, premesso che la tribuna nostra è immensa rispetto a quella della Parmamal, che sono un paio di gradinate, ma la Parmamal è la seconda squadra di Palermo, del capoluogo siciliano. Alla Parmamal viene facile trovare giocatori che possono giocare nella Parmamal, cioè può attingere da una marea di giocatori residenti a Palermo. Le squadre del pallone no. Del pallone, intanto devi trovare giocatori che siano disposti a viaggiare, e tu sai quanto è difficile fare in questo momento un sogno di Palermo. Poi devi trovare giocatori che siano disposti a venire a giocare sul nostro campo di calcio, e ti assicuro che molte persone, molti giocatori ci hanno detto di no in questi anni perché non vogliono rischiare le ginocchia. Ci sono delle situazioni oggettive che chiaramente sfavoriscono le squadre del pallone. Tu poco fa si parlava di numeri, ma indicata quest'anno, quando faceva delle partite in casa, incassava 30-40 mila euro a singola partita. Mussomeli ha incassato anche 100 euro, 180 euro a partita. Questi sono i numeri, sono queste le dimensioni, e questo che deve fare riflettere, deve fare capire cos'è e cosa non è l'eccellenza, chi la può fare e chi non la può fare. Cioè, 30.000 euro di incasso, noi credo che non l'abbiamo fatto comunque in 5 anni. Se sommiamo gli incassi di 5 anni, 30.000 euro non ci arriviamo. È indicato che c'era 30-40.000 euro di incasso a singola partita. Sono queste le dimensioni. Il problema potrebbe essere anche il fatto che, ricordiamo ad esempio calcio dilettantissimo, che forse mi vedo qua, io ricordo Abbracciatore nemmeno troppo tempo addietro, ora sono troppo, diciamo, le pretese anche dei giocatori sono troppo esagerate, diciamo, che non è che stiamo parlando, abbiamo giocatori sicuramente talentosi, ma non stiamo parlando né di Ronaldo, eccetera. Può essere dovuto anche a quello, nel senso che ora gestiamo la società. Io mi ricordo quando ero bambino c'era chi giocava in Serie D anche per una pizza. E poi rispondo anche all'autore, visto che era più duplice veste di ex giocatore. Sì, senza dubbio, è un'osservazione giusta. Ora i ragazzi hanno pretese economiche importanti per una società veramente gravoso dare questi rimborsi di spesa, perché se consideriamo che una società deve ingaggiare più o meno una ventina di giocatori per affrontare una stagione, e se questi ragazzi vengono, giustamente diceva Enzo, una società che può attingere da un bacino locale, può scegliere, ha molto meno spese di una società che si trova nel centro della Sicilia, difficili, con collegamenti difficili, un ragazzo che viene a giocare qua, se prende 300 euro al mese nelle sue zone, qua te ne chiede 900, te ne chiede 1000, perché deve viaggiare 4 volte, minimo 4-5 volte a settimana da Palermo, deve fare 5 ore di viaggio al giorno. Vedete un po' la situazione, quindi se si sposta lo fa per un suo tornaconto. Per una società diventa ancora più pesante, perché pagare 20 giocatori, pagare il tecnico, avere tutte queste spese gravose. Io da poco che sono qua, ma lo vedo i sacrifici che fanno questi dirigenti, ed è innegabile, perché i ragazzi chiedono, normale, e quindi ci sono molti che addirittura lo fanno per lavoro.
presenza l'80% proprio al lavoro. E quando tu, quando ogni mese devi pagare una media di 600-700 euro, 800 al calciatore, per vendere, pensate un po', io non voglio farvi i conti perché non è giusto, non l'ho fatto il direttore, non l'ho fatto il direttore proprio qua, però vi assicuro che è davvero gravoso, ci vogliono un plauso a questa società per questi 6 anni, perché è difficile, difficile, difficile mantenere una squadra in eccellenza. Posso fare una testimonianza? Proprio rilacciando il discorso di Nisher. Questa signora a dicembre l'anno scorso, a prescindere da quello che si dice, perché quella che ha dato fastidio, quello che ha dato fastidio, la parola indegna. Come ha detto poco fa Enzo, si sbaglia. Uno se non fa niente sbaglia. Si signora a dicembre, quando hanno esonerato, scusa, si è dimesso il mister Maggio, eravamo rimasti in sette calciatori. Io ero disponibile a continuare con la Juniores. Non voglio dire la cifra, hanno detto stai tranquillo che ti faremo la squadra. In 2 giorni mi hanno preso 10 calciatori. E non parliamo di calciatori a 100 euro al mese. Quindi quando i tifosi dicono indegni, si vanno a ricordare cosa vuol dire la parola indegni. E poi sbagliamo tutti nella vita. Ma indegni è una parola troppo grossa e molto offensiva. Quindi questi tifosi, prima di aprire la bocca, che collegano il cervello. Grazie, scusate. Intanto, se l'avete detto alla squadra questa vostra decisione, e poi vi siete preso un peso grande, perché a meno di 48 ore c'è comunque sempre uno spareggio da fare, se non temete che se nel caso dovesse andare male, poi vi diano pure questo ulteriore colpo. Ti rispondo io, Endorf. Prego. Io non credo che la nostra decisione possa influenzare il risultato che arriva domenica. E non lo credo per due motivi. Innanzitutto perché chi scende in campo sono dei ragazzi che in questi mesi hanno comunque dato l'anima. Alcuni di loro hanno fatto altre categorie, sono dei professionisti. E il loro obiettivo, così come il nostro, è quello di salvarci. Nessuno di noi vuole andare in promozione, anche se tra 10 giorni non ci sarebbe più. No, il nostro obiettivo è la salvezza, l'abbiamo dimostrato a dicembre, lo continuiamo a dimostrare quotidianamente con il nostro impegno, e quindi non credo che la nostra decisione, che è maturata, possa andare a incidere sul risultato di domenica. La domanda qual era? Se temete che poi vi diamo pure questa colpa nel caso, i tifosi. No, guarda, oramai, abbiamo in questi anni ci siamo temprati, abbiamo le spalle e le larghe. Sai cosa ti dico? Che se noi non avessimo detto nulla, e probabilmente io faccio tutti gli scongiuri di questo mondo, e perderemo domenica, perdiamo domenica per il campo. Potevano i tifosi o i maligni potevano dire benissimo, vabbè, se ne stanno uscendo perché sono scesi in promozione. E invece noi abbiamo voluto dire con molta sincerità e onestà intellettuale che noi, per noi domenica sarà l'ultima partita. Io mi auguro che la prossima in questo mese possa continuare a giocare in eccellenza. È quello che noi, il nostro obiettivo, è quello di lasciare questa squadra in eccellenza a chi verrà dopo di noi. Ripeto, io mi auguro che chi verrà dopo di noi possa fare di più e di meglio di quanto abbiamo fatto noi. Me lo auguro, io dico chiaramente rimane un tifoso, mi piace il calcio, devo vedere le partite, però dico, non possiamo farci condizionare nelle nostre scelte dai se e dai ma. Dico, noi abbiamo preso questa decisione, ognuno faccia la propria valutazione. Per quel che mi riguarda, l'ultima domanda, il presidente, la società, dico, dovesse arrivarvi un'offerta allettante da fuori, perché si sa, c'è anche compravendita di società, cioè. E se non dovesse esserci
una portata in lusso bene, potreste anche vendere la società a, non so, una dirigenza non lusso bene, oppure la condizione sine qua non sarà quella di far mantenere la società a lusso bene. Guarda, mi auspico e penso tutta la società abbia la mia stessa idea, che vogliamo il calcio a Musso Maglia, quindi una portata di Musso Maglia. Saremo noi i primi tifosi, i primi abbonati e i primi supporters del Musso Maglia. Quindi se proprio in condizione che nessuno si faccia avanti, allora prenderemo ipotesi di lanciare il titolo in qualche squadra, in qualche paese, in qualche città vicina. Però il nostro desiderio è quello di avere una portata di Musso Maglia o di un patrone di Musso Maglia per rendere Musso Maglia calcio. Non ci sono state richieste in questi periodi in cui avete avuto la reggenza, anche non reggentissimo, non avete mai avuto richieste? Ti dirò, una singola volta c'è stata una portata di fuori che ci ha proposto una cosa del genere. Appena sono venuto a visionare il campo e la struttura, ci hanno subito salutato. Grazie. Michele, tutti c'è una partita da giocare, non vengono nel play-out, importante per salvarsi. Anche perché, dico, soprattutto per te da Musso Maglia Doc, e poi anche per dimostrare il tuo lavoro. 10 partite, 16 punti, 5 vittorie, un pareggio, 4 sconfitte, giocando con le prime 7 in classifica. Più camera, questo da c'è questo un po'. Quindi credo che lo vuoi fortissimamente anche per dimostrare. Perché se poi, come Salvatore scusa, ha fatto un lavoro incomiabile, ma se sei retrocesso ti ricordano, ci sei retrocesso e non ricorda il cambiato strepitoso che ha fatto. Lui come te, vi accomuna questa cosa. Speriamo che il finale sia diverso. Indubbiamente sta passando, sembra che stia passando il secondo piano, ma ti sicuro che non è così, perché. E io in primis, la dirigenza soprattutto, sono stati sempre vicini alla squadra e soprattutto i miei ragazzi. E noi domenica metteremo calo alla pelle, questo è poco ma sicuro, ci siamo preparati bene. Ho visto, oltre alla voglia di vincere questo play-out, ora siamo pure incazzati, lo siamo davvero. E quindi domenica ci saremo. Quello che posso dire è che ci saremo. Poi il risultato, lo sai meglio di me, è seguito molto nel calcio, dipende da tanti fattori, può essere anche un episodio che decide una gara. Però quello che è sicuro è che i miei ragazzi sono pronti e sono sicuro che daranno il massimo domenica. Questo è poco sicuro. In bocca al lupo. Prego, grazie. Vuoi fare l'ultima domanda io? Visto che domenica c'è questa partita decisiva, faccio a Salvatore D'Amico. Come pensate quindi di far venire più pubblico possibile, più tifosi possibile domenica? Noi ti abbiamo invitati sempre come nostro solito tramite la nostra pagina Facebook e i cartelloni che abbiamo messo già, anzi abbiamo tappezzato tutti i locali e tutte le locandine in tutto il paese. E speriamo che effettivamente ci sono questi mussomolesi che tengono alla loro squadra di calcio, perché se la ST Mussomolese esiste perché c'è il mussomolese che ci tiene. Se a differenza non verrà nessuno allo stadio, si vede che come il calcio va sempre in declino, anche a Mussomeli è arrivato il momento di tirare remo in barca. Quindi come ultimo appello cosa lanci? Io come ultimo appello dico, io ci sarò, quindi se qualcuno piace il calcio che venga allo stadio, venga a tifare per il calcio. Grazie. Enzo diceva che avete preso anche 100 euro in una partita. Fate l'iniziativa, magari che so scontare ancora i biglietti, fare che viene col figlio. Guarda, adesso lì che perché... Ci siamo inventati di tutto in questi anni. Qualcuno diceva qualche anno fa, non ricordo se l'anno scorso, due anni fa, il prezzo del biglietto del terra era 10 euro.
ho detto no, 10 euro è troppo, passiamo a 7. E i ridotti sono 5, non, no, abbiamo fatto come tu hai visto, non abbiamo fatto la giornata del giorno su Brooklyn, non mar- dove non mancano gli abbonati. Domani, a differenza di altre piazze dove solitamente per uno spreggio pre-out si aumenta il prezzo, noi abbiamo deciso di mantenerlo inalterato per tutta la stagione, così come per tutta la stagione, dico, ripeto, più di questo non credo si possa fare. Come dice Alfonso, possiamo imitare la maggioretta. È una battuta chiaramente, però dico, noi, per noi domani sarà la partita più importante di questi 6 anni. Tra l'altro sarà contro una società amica, sarà contro una società vicina, anche proprio a livello territoriale. Ci auguriamo che i tifosi dei Mussolini siano di più di quelli di Campanà. Questo me lo auguro. Me lo auguro perché credo che questa società, permettetemi un pizzico di presunzione, questa società, questo mister, questi ragazzi, alla luce anche di quello che è successo domenica, credo che sarebbe, insomma, gratificante vedere gli spazi locali pieni rispetto a quelli ospiti. Benissimo. Grazie a tutti per la vostra presenza. Buona serata a tutti.